telespettatori del Fantacalcio News. Questa è la prima edizione televisiva in onda su YouTube e come ogni prima edizione che si rispetti abbiamo dei servizi sensazionali. Il presidente degli Untouchables viene intervistato dal nostro inviato Federico Panamatti. Si chiamerà Barceloneta la nuova squadra del presidente Gigi, in onore della sua fidanzata. Ma partiamo subito con la prima notizia. Ci chiede la linea da Barcellona il nostro inviato Max Laudadiavolo per delle notizie sconvolgenti. Sì Augusto, sono qui a Barcellona come puoi vedere alle mie spalle e devo dire una notizia molto sconvolgente, come hai detto tu. Il presidente Gigi pare che stia abbandonando la squadra, si sia perso tra le donne, la droga, l'alcol di questo magnifico posto, non lo so. Naturalmente sono impauriti i tifosi, pensano che la squadra retroceda e insomma e quant'altro, magari venga anche esclusa dal fantacalcio, non si sa mai. Io indagherò e cercherò di strappare qualche piccola intervista a questo presidente famoso, un grande senatore del fantacalcio. Spero di trovarlo. Per il momento è tutto, a voi la linea, grazie. Sì, grazie Max, veramente una notizia sconvolgente. Tienici informato. E ora passiamo all'intervista rilasciata dal presidente Valentiniano degli Untouchables, il quale è stato disturbato da dei stupidi, non so come definirli, delle persone che non hanno niente da fare nella vita e hanno rovinato l'intervista al nostro Federico Panamatti. Prego la regia di mandare il filmato. Signor Presidente, vuole rilasciarci delle dichiarazioni sulla giornata di oggi? Allora, niente, volevo ringraziare i miei attaccanti che si sono dimostrati degli ottimi attaccanti, anche se Pepe e Borriello purtroppo erano schierati in panchina in tribuna. Quei due figli... Scusate, sto dicendo quei due figli... Sì, quei due figli di puttana di Adriano Ibrahimovic non l'hanno messo dentro, però vabbè, ci consoliamo col buon gol di Marcolini. Settimana prossima ci sarà la Coppa Italia, come vi schiererete? Con chi giocherete? Sì, ci schiereremo la prossima giornata di Coppa Italia, ci sarà esordio in casa di Imperiali di Old Trafford. Roger, ready to move out. Sono senza parole. Scusate telespettatori di Fantacalcio News, queste immagini non dovevano essere messe in onda, me ne scuso con tutti quanti voi. Per questa edizione è tutto, dal vostro Augusto Ignoranza, arrivederci.